Salve a tutti cari amici del web, sono Andrea Bruno, di professione faccio l'opinionista, molti di voi quindi già mi conosceranno soprattutto per i miei clip, i video e anche le mie opinioni che diffondo soprattutto nel web. Io purtroppo sono uno di quegli italiani che è dovuto emigrare dall'Italia perché l'Italia a uno come me non offriva nessuna possibilità. L'Italia è un paese che opprime e se non sei di buona famiglia, se non sei cosiddetto figlio di papà, non sei nato con la camicia, in Italia veramente è difficile e sei costretto a fare una vita misera, una vita piena di stenti, di sacrifici. Fa paura dover crescere una famiglia in Italia, mettere al mondo dei figli, perché non hai nessuna garanzia. Se guardi in avanti ti rendi conto che il futuro è buio. Lo Stato non ti viene incontro, è un paese burocratico ed è veramente difficile riuscire a realizzarsi come persone. Io purtroppo, anch'io ho i miei difetti, in primis io nel concreto non ho mai lavorato, faccio l'opinionista ma in realtà è un lavoro che mi diverte, non lo considero un lavoro e ringrazio tutti voi che mi ascoltate, mi seguite e grazie a voi che io ho degli introiti pubblicitari che mi permettono in qualche modo di vivere. Non faccio una vita agiata, faccio una vita modesta e viaggio in giro per il mondo, viaggio, ho visto tantissimi paesi, a decine. Solamente quest'anno sono stato in 8 paesi diversi per periodi molto lunghi. E in questo momento io mi trovo a Java, vi faccio un po' vedere come vive un opinionista nel web. Ecco, mi trovo nell'isola di Java, in un posto molto bello, vicino ci sono i vulcani dei tempi molto antichi e questo un po' per il momento è la mia dimora. Ecco, qui abbiamo, qui veramente il turista è servito, riverito, abbiamo dei servizi. Vi faccio vedere, addirittura mi danno lo spazzolino monouso, i bicchieri sigillati, sterilizzati, bicchieri sigillati, sterilizzati, messi nella carta sigillata, le bottigliette d'acqua. Su questo non mi posso lamentare. Ecco, questa diciamo che è la mia dimora e qui è ho un'ampia vetrata, io scrivo e mando i miei reportage guardando fuori di qua. Qui abbiamo il mio computer, qua che questo possiamo dire che è il mio ufficio, molto modesto, è un tavolino piccolissimo, il computer. Qui abbiamo, ecco, una piscina meravigliosa, l'acqua caldissima, abbiamo delle piante, un giardino bonsai molto bello e la città offre veramente tanti aspetti molto interessanti. Ecco. Il problema qua non c'è mai nessuno perché per la gente locale questo posto qui è costosissimo, cioè per la gente sarebbe un posto, non ci sono qui, benché la stagione turistica nell'isola di Giava non esiste perché di fatto è sempre stata, no? Però diciamo turisti in questo posto qui non ne ho visti tantissimi. Adesso vi faccio un giro così vi faccio vedere un po' cosa c'è giù di sotto. Scendiamo, qua ci abbiamo, così vedete un po' come vivo, come vive un opinionista in maniera semplice. Qui abbiamo una scala a chioccio che mi porta di sotto, abbiamo un bellissimo ristorante, guardate, messo nel verde, e personale, qui abbiamo il personale, questo qui sono sempre servito, per loro io sono il re, sono l'unico in questo posto, questo piccolo paradiso. E eccoci qui adesso. Sono, metto qua la camera così, ecco, non sono in mutande, ho sotto il costume,
sono un po' messo così alla buona, molto in maniera semplice, e questo un po', questo posto qui è come se fosse il mio ufficio diventato casa mia. Io sono da qui che corrispondo, e il messaggio che voglio dare io agli italiani è che io combatto anche con i miei video, sono video di protesta, anche con le mie opinioni, per cercare di rendere l'Italia un paese vivibile. I miei video vanno contro la casta, perché il mio sogno sarebbe un domani di poter tornare a vivere in Italia e fare in Italia una vita dignitosa, una vita normale, come la vita che sto facendo io qui a Java, una vita normale. Il problema è che ho provato a ritornare in Italia, sono stato quasi un mese. Per me andare in Italia è come buttarmi in mezzo alle fiamme, io non ce la faccio a vivere in Italia, purtroppo è un paese che mi uccide l'anima. E il mio modo di combattere è la volontà di voler trasformare l'Italia in un paese vivibile, un paese degno di poterci vivere con la serenità, avere delle speranze, un futuro, poter fare in Italia una vita modesta ma dignitosa. E purtroppo questo per gli italiani non è possibile. Gli italiani fanno in Italia una vita piena di sacrifici. Io mi dovrei vergognare perché io questi sacrifici in Italia non sono in grado di affrontarli, e quindi sono esiliato, mi trovo all'estero. Ho dovuto cambiare diversi stati anche perché gli opinionisti hanno vita difficile, vengono attaccati, messi contro, messi al confine, vengono esiliati, sono stato anche esiliato. E questa è un po' la mia vita, sono un po' costretto a fare questa vita qua, farò la vita del vagabondo, non lo so, però è l'unico stile di vita che posso fare, posso permettermi. Il mio sogno è quello di poter tornare in Italia, magari passare in Italia la vecchiaia e trovare la serenità in quello che è il mio paese. Io in Italia manco da più di 20 anni, non celo che io vorrei poterci ritornare, ma attualmente l'Italia è un paese che sinceramente mi va stretto. Quando vado in Io in Italia non vado neanche tutti gli anni, a volte non ci arrivo neanche il giorno di Natale. Quando sono in Italia mi sento il nodo alla gola, non ce la faccio. Ecco. Ecco qua, adesso io non so, mi metterò lì dietro, lì nell'angolo bonsai, lì c'è un po' di ombra, c'è la frescura, c'è la brezza, mi metterò lì un attimino a riposare. E do un caro saluto a tutti, metto qua la camera per salutarvi, se ce la faccio. Ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Ciao.